Sono estremamente contento di essere qua a Messina, una piazza che ho sempre desiderato e non sono le solite frasi fatte, perché quando venivo a Vittoria, dove abbiamo costruito un progetto importante e dove anche il direttore, attraverso la sua, diciamo, supervisione, dandomi sempre dei giocatori che erano ambiti all'epoca, la sognavo, come un po' quando andavo a Gallipoli e con mia moglie dicevo: un giorno vorrei venire a Taranto. E poi si parlava più del Gallipoli che del Taranto. Quindi sono contentissimo, sono certo che è la scelta giusta, ma non perché avessi avuto chissà quante richieste ultimamente. Ho avuto dei contatti certi. E io, diciamo, uno dei motivi principali di questa scelta, oltre al fatto che io faccio questo per mestiere ed è una tradizione di famiglia, perché penso che qualcuno di voi abbia conosciuto anche mio padre, c'era una grande stima, sicuramente Vero. reciproca. Quindi io, tra il motivo predominante perché sono contento e anche perché voglio investire la conoscenza del presidente Lo Monaco, che è vero che mi ha sempre apprezzato e me l'ha dimostrato. Faccio un aneddoto: quando Lo Tito pensò a me, io ero sotto contratto al Chievo, chiamò Lo Monaco per chiedere, e nonostante non abbiamo mai lavorato insieme, però io sono sempre andato a bussare, usiamo questo termine un po' forte, per i giovani, per i giocatori, e quasi sempre mi ha accontentato. E anch'io mi sono messo sempre a disposizione, quindi voglio che lui conosca e apprezzi l'uomo prima di tutto, perché poi nella vita ognuno riporta le persone per i propri fini. Conosca l'uomo e la famiglia Pagni a fondo, e poi il professionista, per poi fare le sue valutazioni. Quindi è un doppio investimento il mio: la piazza e la persona di Pietro Lo Monaco. Grande disponibilità, mi auguro che il nostro rapporto, io non sono uno molto espansivo, il nostro rapporto inizia con la massima cordialità, ma nel rispetto dei ruoli. Io ieri, quando ho ricevuto per strada qualche telefonata, avevo invitato qualcuno di voi a non virgolettare mie dichiarazioni, che poi non ci sono state, perché io ho soltanto detto dove mi trovavo e che avevo avuto qualche giocatore, perché la mia professionalità, il mio codice deontologico mi imponeva di non rilasciare dichiarazioni. Io lo dico davanti alla proprietà e davanti all'addetto stampa, perché rispetto tutte le figure e sono stato abituato a stare in ambienti tosti e belli come il vostro, io non ho rilasciato nessuna dichiarazione e lo sto facendo adesso per una questione di rispetto e di par condicio nei confronti di tutti. Grande disponibilità, amo questo lavoro e me lo tengo stretto.